Rieccoci signori, come promesso ci ritroviamo su Infamous Second Son e abbiamo di fronte l'ennesima scelta morale. Cosa faremo? Faremo redimere Eugene o corromperemo Eugene? Ma vediamo che cosa ci dice il sottotitolo, perché così non è molto chiaro però. Aiutalo ad accrescere il suo coraggio salvando insieme a lui delle vittime inermi. Beh sì, ci sta. Aiutalo a non temere le prepotenze dandogli dimostrazione della sua vera forza. Cazzo. Quindi entrambi i casi, ok. Reggi in questa circostanza, quindi è già tagliato fuori. Non, L'L2 è su di lui, ma viene sempre su di noi il comando. Quindi vuol dire che Reggi non porta in galera nessuno. Sapete che corrompi Eugene mi intriga un bel po'? Mi sta intrigando molto. Tanto abbiamo capito che il nostro caso... Ma affanculo. Senti, dammi un secondo. Ti posso parlare? Non eri quello che faccio? Le leggi non incarcerava nessuno senza processo. Ehi, normalmente è quello che faccio. Beh, è facile buttare i buoni propositi nel cesso quando fa comodo, vero? Mettiti una parrucca rossa, il trench e fatti chiamare Augustin. Me ne ricorderò ad Halloween. Beh, adesso Game Boy e io ci facciamo una bella Game Boy chiacchierata da Conduit a Conduit. Sì, sì, mi intriga molto di più, ragazzi, le due. Come vuoi. Se hai bisogno, sono qui fuori. Ok. Oh, i visi sono impressionanti, davvero. Non ce l'avrei fatta senza anche i tessuti. Ah, già, ce l'ho fatta. Lo so. Sì, ce l'ho fatta, raffanculo. C'hai i poteri tu? Per poco. Fratellino, che dici? Io e te, due conduit, andiamo in città, tu mi insegni le tue diavolerie video, io a rimorchiare le ragazze e diamo il nostro potere al popolo. Beh, è un'ottima idea. Non mi spiacerebbe scovare i russi che hanno prelevato i sospetti conduit e per una volta far sputare a loro il sangue. Boh, ci sto. Andiamo. Gli aculani. Sai come far festa. Siamo d'accordo, ok? Okay. E allora andiamo e insegniamo loro ad accettarci. Dolenti o molto dolenti. Bello, sì. Sono molto contento della mia scelta. Assolutamente soddisfatto. Uno dei poteri concessi al DOP non ho fatto in tempo. Orca. Eugene corrotto. Addirittura. No, mi piaceva più prima. Mi piaceva più prima però il simbolo sulla giacca. Sei stato promosso a bioterrorista, sei più vicino a diventare infame. Oh, va bene, ma un infame che serve? Le persone cattive servono per cacciare le altre persone cattive. Allora, vediamo se abbiamo qualche potenziamento. Raggio al neon. Fuoco a raffica, finalmente. Subito, guardate quante robe che c'ho. Raggio al fosforo. Sì, perché fa un po' cagare. E questo non posso. Prima di stare qui sul neon, che insomma... Sì, ok, mi piace, ma... Ecco. Assorbi fumo. Ok. Missile, ok. Oh, ne sto usando tanti. Esplosione polverizzante, incrementa la potenza offensiva. Ah, è quella che devo tenere schiacciata. Vabbè, risparmia un attimo. Qua la roba dei buoni non possiamo farla. Qui abbiamo tutto. Neon lo assorbiamo di più, mi sta bene. Stasi letale, che cos'è? I nemici intrappolati in una bolla di stasi verranno polverizzati per me. Ah, per aumentare il karma. Livello, diciamo, power up per il livello. Raggio al neon. Facciamo così. Facciamo tutto, che cazzo me ne frega. Tutto. Via. Non ho capito perché è cambiato anche il nostro quadratino. Ok, fratellino, ti ho inviato un altro nucleo. Reggi, mi serve aiuto. Io ho perso tutti i poteri. Quelli vecchi sono andati e con Eugene è stato un fiasco. Arca cosa? Resta dove sei, arrivo subito. No, siamo in campo aperto. Secondo il GPS c'è un vicolo a pochi isolati. Sì, ok, ci vediamo lì. Merda. Devo stare alla larga. Un buon momento.
casino. Uno scontro alla volta. No! Aiuto! Non posso fare nulla, non posso fare un cazzo. Andiamo nel vicolo. Abbiamo la fase Spider-Man, tipo. Quando perde tutto. Cosa fai? Ma gioca Galaga. Clash of Clans. Mi salva, un secondo. Hai detto che hai perso tutti i poteri. Sì, ho perso tutti i poteri. Ho perso il fumo, ho perso il neon, il video non l'ho nemmeno preso. Splendido. È una notizia grandiosa. Una notizia grandiosa? Ho mille di OP che vogliono farmi la pelle e io non ho niente per fermarmi. Pensa, cercavamo una cura per il tuo problema ed eccola qua. Tutta quella roba da bioterrorista è sparita. Delsin, possiamo tornare a casa? Ma no, non abbiamo risolto un cazzo. Cosa siamo venuti qui a fare? Ok, la tribù lo sa, io lo so. È già un miracolo che tu sia ancora vivo. Per favore, non possiamo mollare tutto finché siamo in tempo. Ma non ha tutti i torti, però ormai dobbiamo andare in fondo. Se tu fossi me, torneresti a casa e basta. Assolutamente. Se fossi te. No, ok, aspetta. Non mi importa se dovrò lanciarle pietre. Io affronterò Augustin. Ma dato che vorrei evitare uno scenario alla Davide e Golia, ho davvero bisogno di te. Ok, va bene, a quanto pare hai già preso una decisione, quindi a cosa ti serve? Beh, se ho qualche possibilità di riavere indietro i miei poteri, sarà con uno dei nuclei trasmettitori. Ma certo. Ma? Cazzo, Reggie, non posso rompere quel coso senza poteri, ok? Quindi, in realtà non mi servi tu. Ma mi serve la tua pistola. Cioè? No. No, 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 non ti darò la pistola. Questione chiusa. Devi... Da dove vuole arrivare? Cazzo. Ma forse posso prestarti un paio di proiettili. Ma... Non... No. Non dico niente su questa parentesi perché sinceramente direi che mi sia sembrata una forzatura. Sarebbe usare un eufemismo. Forse ti conviene stare indietro. Quindi tornato per diventare invisibile, cosa? Ah, fortuna che mi sono allontanato. Beh, forse il prossimo avrà, che so, proiettili o una specie di supermazzata. Ti chiamo e ti dico. Ah, no, io vengo con te. No, 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 col cavolo, ci penso io. Senti, a meno che tu non voglia aprire il nucleo con l'invisibilità, hai ancora bisogno di me. E poi, ah, sai neanche dove si trova. Segui Reggie fino al prossimo nucleo. Ok, ok. Eccola qua la cooperativa che sembrava andarsi a far fottere. L'invisibilità non è male. Esatto. Sognavo di diventare invisibile da quando sono entrato nella pubertà. Ecco. Meglio non approfondire. No. Beh, varietà non manca, dai. Il paesaggio è sempre stupendo. C'ha bisogno di uno che spari. Cioè, dacci una mazzata, non si apriva. Voglio che tu lo apra in nome della legge. Certo. Dai, veloce. Ho proprio la combinazione a proiettile hanno quei bagagli qui. Ok. Oh, là. Cosa facciamo? È fatta! Lo spero, perché il DOP è diretto proprio verso di noi. Non mi vedono? Bam! Che figata è? Ehi, ho detto mettiti al riparo! Cazzo. È lentissimo. Cazzo, ma è lentissimo. È fatta! Alle spalle. Il DOP è diretto proprio verso di noi. Non mi hanno neanche visto. Visto? Ma che figata è? Ok. Ehi, ho detto mettiti al riparo! Bello, bello. Bello, è molto molto lento l'attacco.
Aia, no, non volevo giustiziare. Sì, lo penso e lo creo davvero. Reggie, stai bene? Sì, che figata. Troviamo il prossimo nucleo trasmettitore. Mi dispiace, ma è pericoloso. Non puoi venire, pivello. Dai, poverino. Ciao, Reggie. Grazie, eh. Arrivederla. Ma non gira... Ma non girare su te stesso, madonna. Guardalo. Perché tutti i giochi in cui faccio un gameplay c'è della gente che rotola, madonna. Oddio, si è girato il busto. Ma vado via, vado via. Ciao Reggie, grazie, arrivederla. Però non ho velocità nella vita. Eccolo qua. I membri della gang sono bigotti anticonduiti. Uccidili per ottenere karma negativo. Ma vaffanculo, ignorante. Oh, e beh no, dai. La shottata ci vuole. Perché non si... Ah, devo ammazzare tutto. Ragazzi, io li ammazzo, tanto... Che una spada, mi sembrano artigli. Sono artigli. Toh, così racconti agli altri quello che hai visto. E siamo venuti apposta adesso. Oddio. Oh mio Dio, finalmente si vola. Dimmelo ancora, dimmelo ancora. Dimmi che è vero. Cazzo. Merda, ma è molto lento. Cioè, è molto... Dura pochissimo. I del DUP mi hanno teso un'imboscata. Devi venire a darmi una mano. No, io resto qui. Ma posso inviarti degli altri. Che peccato. Ah, ora posso correre e nascondermi. Vediamo che succede. Verso una parabola. Tipo quelle? Volevo chiedere, la ragazza, quella sull'autobus, sta bene? Oh, Edge. Sì, è fantastico. Senti, lei è superiore ai tuoi standard. È come paragonare la merda con la Nutella. Non so se mi spiego. Bravo. Bel paragone, grazie. Quello che ha causato l'incidente. Faccio sempre anch'io. Se l'hai cavato. Hank. Insomma. Hank. Agostino l'ha preso e l'ha ucciso. Davvero? Wow. Beh, non lo sai. No, morto? Fumo. Non preoccuparti. Però di Augustin molto presto. Ah, siamo ancora in quei momenti lì dove c'è il marchese Delsin. Ok. Ma devo andare qua su, porco cane. Scatta verso una parabola. Ma dov'è la parabola? Cos'è che assorbo? Video? Dove? No, il neon, ma vaffanculo. Faccio andare lassù. Cioè, questa è la parabola? Ma dai. Vabbè, ma... Oh! Piano! Grazie. Ciao, ragazzi! Quindi abbiamo i diavoli, perché abbiamo karma negativo. Che fico. Abbiamo i demoni. E cosa facciamo, di bello? Ah, è qua, guardalo. Io vorrei... Ok, vorrei succiarmi questo. Oh, tiriamo le spade. Ottimo. Ottimo. Dove scappate? Ora viene il bello. Tanto. Sì, ho capito. Capito, ma con calma, Cazzo, ho già finito il potere. Ah, ne ho solo due, per forza. Aia, aia, aia. Pensavo di aver visto di tutto, ma... Stupendo! Boh. Oh
mio Dio. Bam, bellissimo. Non vorrei sembrarti un ingrato, ma la prossima volta potresti mandare demoni meno vigliacchi. Pensavo di sentire. Senti, non puoi pararmi mezzo culo. Noi Conduit dobbiamo difenderci l'un l'altro. Ok, la prossima volta, promesso. Ne ho trovato un altro. Ok, non è lontano, grazie. Ah, in quel senso qua. Oddio, finito. Sì, vabbè, sta cominciando a parlare. Oh, adesso spariamo anche i raggi gamma dall'ano. Molto bene. E la Madonna! No, beh, ma smitraglia da panico, eh. Non è male. La rapidità d'attacco mi soddisfa. Potrebbe essere il mio nuovo potere della vita. Sto. Sei finito. Siete contenti, demoni? Dove siete? Dove sono? Ah, sono lì che sparano a cosa? Ospri alla riscossa! Sì, certo. No. Yuhu è tutto, ma porto brutte notizie. Ho localizzato un altro nucleo. Perché brutte notizie? Appunto. La squadra del DUP in zona. Chi se ne frega. Ha sviluppato abbastanza poteri. Perché rischiare se non sappiamo neanche cosa otterrai? Non farmi le solite paranoie alla Eugene, ok? Se usiamo il cervello non c'è niente che lo stallone Conduit e un esercito di angeli e demoni non possano fare. Sullo stallone non saprei, ma... Chiamo appena arrivo là. Tu stallone Conduit. Ah. Madonna, se sono fichi gli angeli, guarda che armature. Siamo vicini all'ultimo nucleo. Ho già sistemato la zona. Eccolo qua. Non l'ho neanche visto. Dai. E tutte volte mi scoppia in faccia, mamma mia. Povere retine sciolte. End up face. Cos'è? È la mossa finale. Fa cadere gli angeli. Spero che ne sia valsa la pena, perché quello che hai trovato ti servirà. Ammirate il paradiso, l'inferno è Delsin! Accidenti, Eugene, non mi dicevi niente. Io avrei una proposta. Il paradiso, l'inferno, Delsin e Eugene. Non ci sono? No, se vuoi la prima pagina, vieni qua fuori e ti sporchi le mani. Non lo so, io non sono bravo con la gente. È questo il bello di essere un Conduit. Non devi cavartela bene con gli altri, bastano i poteri. Già, guarda il demone. Con i poteri. Ed è fantastico sentire i tipisti che urlano. Così mi piaci. Fammi sapere quando vuoi uscire in città, in un lampo sarò al tuo dominio. Sì. Ehi, Reg, scusa se ti ho fatto aspettare, ma io e Eugene abbiamo fatto il culo a una banda di aculari. Ehi, primo, è un sollievo sentire che sei ancora vivo. E secondo... Sto entrando in galleria! Ma non è vero. Deve essere divertente. Porca troia. Da zero eroe. Beh, vabbè. Potenzialmente diamo un occhio, se c'è qualcosa. Ma li avevamo già fatti. Ah beh no, adesso abbiamo tutto il video, quindi possiamo fare tutto. Benissimo, benissimo. Qua mi potenzio tutto, raga. Sicuramente. Io intanto vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ci vediamo sempre sul canale. Ok? Ciao a tutti e grazie.